E buongiorno mondo, guardate dove ci siamo svegliati questa mattina, un po' circondati dalla nebbia, ma guardate che paesaggio. Bure sta già preparando il buon caffè, sono le 6, lì era la mia tenda, qua quella di Muriel e io lo sentivo comunque russare, immaginatevi un po'. Va bene, preparativi, colazione, bla bla bla, solite cose, si parte. Ciao ragazzi. E siamo pronti, siamo già in strada. Abbiamo salutato i proprietari del ristorante Brook & Wirth, che ci ha dato la possibilità di montare le tende nel loro retro. Muriel sta raddrizzando la sua sella perché c'ha il culo tutto storto e ha stortato la sella. Ma siamo pronti e game on, si parte. E anche oggi si parte con un bel freschetto, 11 gradi. Nuvole basse, nebbiolina, umidità e un sacco di lumache sulle tende. Siamo invasi dalle lumache, quelle senza guscio, bruttissime. E dovremo trovare anche oggi un posto dove stendere le tende perché le abbiamo ritirate zuppe. Speravamo nel sole della mattina, ma come al solito, la mattina non c'è sole, sperando che ci sia almeno nel pomeriggio. Pedala, Giappino, pedala! E si parte con una discesa perché oggi ci sarà la salita più impegnativa di questo viaggio fino a Graz. Guardate che bella salita che c'è lì davanti a noi, pronta a scaldarci le gambette. Pronta a scaldarci le gambette. Si pedala, si pedala. Per ora sto facendo poche riprese della strada perché purtroppo siamo su una provinciale perché dobbiamo fare una specie di valico e non ci sono alternative, non ci sono ciclabili. E quindi, oltre a essere brutta, come sentite, anche trafficata, quindi è meglio stare concentrati. Perciò ci vediamo più tardi. Vi facciamo sapere come va la salita. Per adesso ci sono una decina di chilometri con un 3-4% per scaldare le gambe e poi gli ultimi 10 con delle punte al 15%, 10%, tutta abbastanza ripida, quindi ci metteremo un po', sperando che il traffico rimanga così e che gli automobilisti siano cortesi e gentili da passarci almeno 2 metri di distanza, anche se la regola è 1,5 metri, ma con tutte le borse a volte diventa un po' problematico quando ti spostano l'aria. Quindi pedala Giappino. Dai, un pezzo di ciclabile qui l'ha messo. Speriamo che continui per un po' di chilometri e ci tenga lontano dal traffico, dalle macchine e dai pericoli. Bene ragazzi, prima della salita impegnativa ci siamo fermati al Penny, abbiamo comprato da mangiare sia per oggi che per domani, perché domani è domenica e finalmente ci siamo ricordati che in queste zone la domenica giustamente è tutto chiuso, la gente non lavora, mica come in Italia che la gente vuole avere i supermercati aperti, i centri commerciali aperti. Qua è tutto chiuso, non trovi da mangiare. Quindi ora ci tocca fare la salita con anche la spesa e il peso in più. Quindi pedala Giappino, pedala. Poi vedi quei cartelli lì, 10%, e tiene l'ansia. Ma si fa, abbiamo fatto anche il 20. Facciamo anche il 10. Game on, Giappino, game on. Ragazzi, siamo solo all'inizio ed è già veramente dura. Guardate, Muriel quanto è più in basso di me. E là c'è tutta la salita. Ah, è lunghissima, è lunghissima. Ce la faremo. Ragazzi, è tutta al 10%.
Ci mancano 4 km alla fine della salita ed è dura. Oh, sei dura. Bella, panoramica, ma dura. Ah, fuck. Ragazzi, mi sono fermato solo per farvi vedere quanto è ripida la salita. Muriel sta andando un po' avanti qua, ma mi sono fermato per farvi vedere da dove arriviamo. Ve lo faccio vedere dalla transenna, perché se mollo la bici rotola fin là in fondo, e quindi quella è la strada dove abbiamo pedalato fino alla curva là in fondo e siamo saliti qua. È dura, ma ce la faremo. Muriel là davanti è un treno, va leggermente più piano di me, ma non fa neanche una pausa. Io ne ho già fatte due e sto faticando. Là in fondo c'è un falso piano e poi dovrebbe esserci l'ultimo strappo faticoso. Ancora 2,5 km e siamo in vetta. Ragazzi, alla fine ce l'abbiamo fatta. In poco meno di 30 km siamo passati da 550 metri di quota fino a 1225, spero si veda, e siamo nella punta più alta e da qui si comincia solo a scendere. Infatti abbiamo messo i giacchini antivento. Muriel è là che mi aspetta, che mi odia, che faccio sempre video, ma si scende, ce l'abbiamo fatta ragazzi, game on. Dopo la salita abbiamo fatto un pezzo di discesa, ora ci siamo fermati perché ci meritiamo una sosta pranzo con delle cose che non sappiamo neanche cosa siano, ma sono quelle che costano meno. Abbiamo sfruttato laggiù, ci sono i bagni pubblici e abbiamo attaccato tutti i device in carica e sfruttiamo la corrente dei bagni pubblici. E mangiamo, ci riposiamo, abbiamo messo anche le tende una e là, tipo. Le altre di Muriel sono qui dietro, le mie sono là dietro per asciugare, visto che le abbiamo ritirate stamattina a fradice. Quindi adesso buon appetito a tutti. Pausa pranzo fatta, ora siamo di nuovo in sella e soprattutto siamo in discesa, 10 km di discesa. E recuperiamo la media di velocità rispetto a quella di stamattina che era tutta salita, quindi game on ragazzi, game on. Non si pedala, non si pedala, via le mani dai freni e ai 50 all'ora in discesa. No, non è vero, quindi è pianino perché è pericoloso. Ciao ragazzi, a dopo. Avanzava della vernice qua, Muriel. Dai panorami stupendi a questi fabbriconi che, come dice Muriel, dovrebbero essere quelli che processano il ferro che viene estratto dalle cave che abbiamo visto su nella vetta, dopo, cioè poco prima di passare la vetta massima. Non so cosa ho detto, ma penso che mi abbiate capito. Ok ragazzi, abbiamo fatto altri 25 km da quando siamo arrivati sulla vetta. Ci siamo fermati a Leoben, siamo fermi davanti a un centro commerciale perché dentro c'è il Media World e Muriel voleva vedere i telefoni cellulari, visto che il suo continua a fare le bizze, ogni tanto si spegne, non si riaccende più, non si riesce a ricaricare, quindi preferisce avere un telefono di backup nel caso gli succeda in una zona dove magari non troviamo niente dove comprarlo o ripararlo. Quindi vi farò sapere cosa è andato dentro a comprare. A dopo ragazzi. Il cellulare è comprato e ovviamente vento contrario. Stiamo uscendo dal centro abitato e Muriel dice di piazzare le tende in questo bel prato della chiesa, ma non è proprio il caso. si scherza e si pedala. Muriel dice di essere serio, ma dice cazzate.
qui le ciclabili finiscono all'improvviso e niente, c'era la fermata del Puma. Molto bene, siamo quasi a 60 km da Graz, vogliamo avvicinarci il più possibile in modo da accamparci questa notte prima di Graz, in modo da entrare in città domani in giornata e visitarla un po' come abbiamo fatto per Linz, così la visitiamo e poi usciamo e avremo meno problemi in serata fuori dalla città a trovare di nuovo da bivaccare. Quindi pedaliamo ancora un po', anche se è già abbastanza tardi. Come vedete il sole alle mie spalle sta calando, infatti forse sarò tutto nero e controluce, ma la GoPro di solito rimedia i danni che commette il giappino nelle riprese. Quindi pedala giappino che si arriva a Graz. Opa! Ok ragazzi, 72 km pedalati. Abbiamo trovato questo angolino di una fabbrica che è sotto sequestro giudiziario, in asta giudiziaria, non abbiamo capito, comunque non è utilizzata e in ogni caso domani è domenica e non ci sarebbe comunque nessuno. La cosa figa è che c'è il tavolino per mangiare, ci sarebbe anche il barbecue, ma non abbiamo ovviamente carne da grigliare. E penso che questa notte monteremo anche le tende qua. Siamo riparati dalla strada, riparati su tre lati e quindi è un buon posto, non si può picchettare, ma riusciremo a montare le tende perché sia la mia che quella di Muria sono autoportanti. Quindi buon appetito a tutti e a dopo.